Eccoci ancora una volta, signori, ritornati con l'Impero Ottomano. Questa puntata qua, che dovrebbe essere puntata abbastanza... Dovremmo riuscire finalmente a fare 2 anni, a vedere il 43 e il 44. Mi preparerò all'inizio per l'invasione. E insomma, qui quello che vuoi, quello che fai, dovremmo finire a combattere contro l'Inghilterra per il dominio sull'Arabia e l'Egitto. Quindi questo è l'obiettivo. Niente di più e niente di meno. Accumulare un po' di pipì, integrare. Cioè, io non ho ancora integrato quei cazzo di cose, eh. Lo sapete che non li ho ancora integrati. Guarda lì. Non li ho ancora integrati. Potrò appena riesco a fare un po' di political power decente. Devo aumentare stability e fare political power. E quando finalmente li ho integrati, sarà già il 46. Quindi questo è quello che mi aspetta. Beh, buon per la Cina, direi. Ora sì. La Cina volesse mangiarsi la Communist China e non rompermi le palle, sarebbe perfetto. Comunque finisce anche qui la guerra qua, immagino. Dopo c'è un'altra bella sorpresa da fare vedere appena sto imbecille la pianta, grazie. Guardate che bello. Guardate che bello questo simbolino qua in alto. Vi direte, ma Bradley, ma chi è che sta facendo ciò? L'Austria-Ungheria. L'Austria-Ungheria ha deciso che vuole la Romania. Almeno questo, immagino voglia questo pezzettino qua. Quindi, signori, non immagino, nessuno avrebbe mai pensato. Questo nostro cugino, quello che doveva essere nostro amico in armi, che ha combattuto un po' dalla nostra parte, ma che ora è rimasto un piccolo tumore benigno in un grossissimo tumore centrale, potere centrale, purtroppo per sua stessa scelta dovrà essere cicatrizzato ed eliminato. Di buono viene che noi prenderemo questa parte qua, e quindi basta di... Non c'era più differenza, potremmo forse unificare qualcosina con la linea dei core. E poi entreremo anche un po' in Croazia, forse, e qua. Dopo sti cazzi del resto dell'Ungheria. Noi intanto facciamo il nostro, difendiamo il paese come possiamo. Guardate la Polonia come si sta riposizionando. Fa, ah sì, volete invadere? Adesso vi facciamo vedere noi come si fa a invadere. È bellissimo. Dopo... Cioè, non sta succedendo niente, se non che l'Inghilterra ha detto che forse sarebbe andata a rompere i coglioni alla Spagna per qualche motivo, e invece alla fine la Spagna gli ha dichiarato guerra alla Germania, che quindi sta andando. Io non entro in questa guerra qua, non mi interessa al momento, però... Cioè, mi chiedo cosa stia facendo la Germania con 4 divisioni lì e dichiari guerra così a muzzo, adesso sta spostando uomini. Cioè, il mondo sta diventando un bel po' meme in questo momento qua. Quindi niente, se tutta l'Europa diventa tedesca, alla fin fine non credo sarà poi un gran problema eliminare anche l'Inghilterra dalla foto, diciamo, no? Però qua tutti cancellano il non-aggression pact. Dopo neanche un anno, ragazzi miei, dopo neanche un anno, siamo ad agosto, dopo 6 mesi di pace, sono già tutti pronti a cancellare i trattati per reiniziare una guerra infinita. Ma noi intanto cosa stiamo facendo, visto che già che ci siamo? Noi stiamo andando per le mele rosse. Ecco, vedete? Già non è poi la Club World Japan Shogunate. Altro problema che non è mio. Comunque, Parigi, Roma, Londra. Questi sono i Kizilelma dell'impero ottomano che ritorna. Dobbiamo fermarci davanti a nulla per assicurarci che i nostri vecchi nemici, che tra parentesi... ci avrebbero voluto vedere distrutti, umiliati e smembrati, vengono messi al loro posto, piegati e spezzati per tutto quello che hanno fatto a noi. Dobbiamo mettere a ferro e fuoco il vecchio mondo e costruire un nuovo status quo sulla carcassa degli imperi caduti. Sì, cosa che non succederà se va bene, United Kingdom, e possiamo attaccarli per l'Egitto, se va bene. L'Italia non la tocco, la Francia, non esiste una Francia, quindi siamo già belli che a posto. Capisco, fratello tedesco e fratello italiano, che tu voglia tirarmi dentro, ma non voglio infilarmi in una guerra contro il Giappone che duri migliaia di anni. Guarda qua che merda. Poi io proprio non ho interessi in queste guerre qua. Quindi buona fortuna a loro, e figli maschi soprattutto. Guardate, ho deciso di cambiare entro queste cazzo di guerre, non me ne frega niente, tanto alla fin fine realizzeremo il sogno di Meiji, che... cioè non credo lo realizzeremo, l'incubo poi non il sogno.
Questa non la sapevo manco io. Praticamente il sultano Abdulhamid II aveva detto all'imperatore giapponese che un giorno sarebbe convertito all'Islam, e questo fa tutto leva su questa presa in giro qua, che non si sono mai convertiti poi alla fine all'Islam, anzi. E niente, quindi entriamo in ste guerre e metti caso potrei mandare qualcuno qua. E una volta che abbiamo preso quel pezzettino lì, pappettarlo, magari un pezzettino, e soddisfare questo sogno di Abdulhamid di vedere il Giappone che viene pappettato dall'Islam e si converte, dai. Va bene. Sì, andiamo, cosa vi devo dire? Noi fin dov'è che abbiamo i territori? Ah, dobbiamo fare un bel giro noi per arrivare in... Beh, no. Abbiamo le mie colonie qua. Oh mio Dio, abbiamo le mie colonie qua, è vero. Mi ero dimenticato. Adesso qua sono bei cazzi. Allora, ok. Bisogna riorganizzare l'esercito. Mandiamo la mia difesa dei porti, questa qua, qui. Mandiamola subito a difendere i porti qua in Indocina, perché saranno la nostra base operativa per le operazioni. Avete visto come cambia velocemente la situazione? Non mi ricordo più delle mie colonie qua, Quindi, vai ragazzi, partite, andate in treno e via. E poi dopo ci manderemo anche qualcun altro a dare una mano là sotto. Probabilmente, ecco, probabilmente già questi. Andate anche voi e prepariamo, insomma. Vediamo di fare un po' di quello che ci vuole. Penso che da qua ci convenga andare alle Filippine. C'è da tenere conto che la flotta giapponese mica è piccolina. Oh, noi non cresciamo un po' con gli americani, che bello. E così, signori, a inizio. L'Austria l'ha veramente fatto. Io non me l'aspettavo, ovviamente, non so perché stanno perdendo là in alto. Noi qui sotto invece attacchiamo perché è quello che avevamo già... Ah, già. Eravamo preparati per tutto ciò e quindi facciamolo. E poi spostiamo le truppe gialle sull'altro fronte. Vediamo un attimino qua come reagisce. Ha ancora l'attacco timido? No. Ok. Abbiamo una zona rossa. Una zona bella rossa per qualche motivo. Non hanno supporto aereo, non hanno niente. Vediamo se i nostri CAS riescono a darci un pochino di gioia. Ok, sì. Buono. I CAS stanno rimettendo al loro posto, immagino, i nostri cari amici con un centinaio di danni. Guardate qua, fanno un ottimo lavoro. Bravi Cass. E adesso invadiamo noi l'Austria. Guardate lì, secondo me abbiamo fatto qualche... C'è stato qualche overrun, qualcosa. Adesso non l'ho visto perché abbiamo perso 5k. Solo 5k in questo primo attacco, puttana alla man... ne abbiamo fatti fuori 17.000 però in questo attacco qui noi, Siamo partiti molto, ma molto a pisello duro, devo dire. Guardate, visto che per ora non posso unire i due fronti, faccio una roba... Io giuro, odio questo gioco quando fa così. C'è una roba di questo tipo. Dico di avanzare sul fianco in questa maniera. Vediamo di risolvere la situazione. E niente. La pace non dura nel mondo, ragazzi miei. La pace non dura. Sono tutti pronti a picchiarsi. Sono tutti pronti a far andare le mani. Sempre così va a finire, oh. Tra fratelli ci spariamo. Noi e gli austriaci che ci volevamo così tanto bene. No, però ci è rimasto male che non sono entrati nella nostra fazione alla fine dei conti. Abbiamo finito, gli aerei sono arrivati al punto... Allora, questi li lasciamo qua, mentre tutti questi li iniziamo a mettere qua. Perché dobbiamo spostarli. Vai Gianfranco, o ti stai ancora sistemando? Non lo so, dico ai gialli di partire, anche loro vanno a dare una mano. Italia è arrivata anche lei, finalmente un po' in ritardo, gli italiani un po' in ritardo, ma cosa devo dire, marciamo ragazzi, andiamo verso Budapest. Vediamo se con questa azione possiamo farcela. Guardate questo uomo, li ha scacciati fuori. Ah, peccato, non riesce, stava puntando a Budapest ma non ce l'ha fatta. Però qua siamo riusciti ad entrare, così sono i nostri caschi che spingono i maiali, cerchiamo di togliere pressione lì. Quasi quasi cerco di mollare con la taglia lì di Budapest e vado sotto. Ah, è pinnato. Quello è stato sconfitto. Lo faccio girare, ragazzi. Proviamo a chiudere e strozzare questo polletto qua. Vediamo. No, la vedo. No, niente, non ce l'abbiamo fatta. Però
Si sono ritirate ben 7 divisioni a quel punto lì. Però stiamo attaccando Budapest in questo momento, che dovrebbe andare a buon fine alle lunghe. Ci sarebbe da prendere un deposito. Ah, è cos'è? Impassabile? È un lago questo qua? Che schifo di vita. Ah, lascia perdere ad attaccare lì, va. Cercate di attaccare qua. Ma noi in generale vogliamo... Abbiamo detto che attacchiamo e quindi Budapest la vogliamo attaccare, va bene? Va bene, fate come cazzo volete, cosa vi devo dire. Quanto manca la caduta di quest'uomo? Ciao, manca ancora. Non siamo entrati neanche un pochino. A questo punto allora mi viene comodo... chiudere tutto, rifare il fronte e digli di attaccare quello che devono attaccare. Ho detto guarda, il cammello, la faccia, guardatelo, ho preso dei brecon. Ok, io giuro, non è la prima volta che vedo sta scena qua. Guardate questo trust che sembrerebbe italiano ma in verità è tedesco. Adesso ho capito perché. Una delle truppe messe a fare guarnigione vuole andare a fare guarnigione da qualche parte qua in cima e sta letteralmente camminando in mezzo all'Austro-Ungheria per arrivare dall'altra parte. Non è che sta veramente attaccando, vuole andare a difenderla in cima. Guardatelo che idolo. E poverino, ormai è stato fermato lì così. Ma guarda, no, gliene frega niente. Lui passa. Adesso che cazzo è successo? Cosa sono? Gli inglesi sono scesi di nuovo con noi? Quindi Cina, Mercucco, Austria-Ungheria, Giappone. Sì, dall'altra parte sono gli alleati, grandissimi. Quindi praticamente questa guardia tedesca, quest'uomo, dovrò metterci qualcosa qua per questo personaggio, ha fatto sì che abbiamo appena chiuso un pocket con dentro metà dell'esercito austro-ungarico, immagino. Che eroe. Se avessi delle figlie da dargli, gliele darei, perché se va celebrato un uomo del genere, questo spessore. E non so se vi rendete conto di quante divisioni ci sono qui dentro chiuse da quel pocket là. È stata assurda sta scena qua. Ce ne sono 15, 21, 22, 23, 24, 5, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, non lo so, una roba del genere. Cioè chiusa dal Mr. Bean austriaco, cioè tedesco. Guarda che roba, guardateli. E questi crepano tutti, ma veramente male tra l'altro, eh? Là sono andati. Poi, mi piace perché non abbiamo. No, non abbiamo cosa. Non abbiamo praticamente. Guarda che roba. Guarda i cappellini. Guarda la quantità di morti. Quanti gliene ha dati? Un milione è stato quel pocket lì praticamente. Cioè, 700.000. Non so dirvi i numeri, ma. Ma tanti, 56k sono comunque troppi rispetto... Abbiamo un sacco di perdite, che coglioni. Vabbè, qua al fronte è andato a puttana, vabbè. Sai che roba, attaccate, fate quello che dovete fare, tanto ormai è finita e GG. Va giù così. Allora, ci prendiamo questo, perché è giusto, e ci prendiamo questo. Poi non so, forse conviene pappettare qualcosina. Aspetta, pappet questo, possiamo pappettare, vai. Non so cosa ho pappettato, l'impero austro-ungarico. Oh, vedi che è entrato in fazione l'impero austro-ungarico adesso? Guardate. Marca puttana. Riesco a prendere questo qua che almeno non si fa il border gore. E quella roba lì, Tirolo, io cosa devo fargli? Ecco, se doveva prendere l'Italia. Niente. È andata così. Ragazzi, questa è l'Austro-Ungheria. Ed è puppet nostro, ora. Ok? Questo è. 19 gennaio 1944 abbiamo finalmente tolto tutti i curdi che rompono le palle della nostra nazione. Nel 44, signori, ho fatto un lavoro. Sono stato proprio bravo. Ci ho messo solamente 8 anni. Guarda che chiusa parentesi. Questa non me l'aspettavo proprio zero, ma zero. Tragedia colpisce la famiglia ottomana, citano i giornali. La miseria ha colpito il nostro fiero sultanato ottomano quando scopriamo dalle news che della morte del nostro sultano attuale. Il sultano e i suoi figli stavano visitando i campi fertili di Niksar
stavano facendo una scampagnata sulle montagne di Kanik quando c'è stato un terremoto nella provincia. I corpi della famiglia ottomana sono stati ritrovati 3 giorni dopo e mandati alla corte tutti impanicati. Con l'alterazione delle leggi della successione ottomana sembra che la figlia più vecchia del sultano sia diventata l'erede al trono. È una donna dalla dura forte volontà e incredibilmente dotata, ma alcuni degli elementi più conservatori e delle istituzioni religiose protestano nell'avere una donna sull'impero ottomano. Ma io dico, perché no? Lunga vita alla nuova sultana! Cioè, guardate che buff che dà. E non solo quello. Guardatela. Dà anche più 2k di weekly manpower. Più 2k. Io giuro, non mi sono aperti altri focus, no? Niente. Ci siamo giocati il sultano. Ora comanda una donna. Signori, salutiamo la sultana, figli di sultana. Comunque non sta succedendo un cazzo nel mondo, cioè la guerra va avanti, io proverei a fare un'invasione. La Cina. La Cina l'ha preso in faccia con rinnovato vigore adesso che siamo messi così. Non so bene cosa intendano fare gli alleati, però se muore la Cina almeno abbiamo un confine noi e possiamo intervenire in qualche maniera, no? Il caro sultano, anzi la cara sultana dell'impero ottomano che fugge verso nord, chiaro, in Cina. Ma signore, che dire, si conclude qui il 44, con niente di fatto alla fine. Allora, stiamo all'effettivo buttando fuori anche l'arrivo della signorina, devo dire, sta buttando fuori veramente una buona quantità di personale, ok? Chiamiamoli così, tra l'altro. Ah, tra l'altro dovrei buttarci dentro anche, ecco, closer support. Perché alla fine siamo sempre sui 400.000, ma le nostre divisioni stanno aumentando un bel po'. Ne abbiamo in totale, quante ne avremo adesso? 69, nice, 69 divisioni, così, abbiamo anche i nostri bei cammelli, stiamo facendo anche le meccanizzate, quelle giuste per spingere, stiamo potenziando anche i nostri uomini, e quello che siamo impegnati noi a fare adesso è bombardare, dare una mano alla Cina bombardando i giapponesi da qua, intanto che riusciamo ad avere un po' di superiorità navale per invadere poi Taiwan, e da lì invadere il Giappone dal sud, per quello che sarà, ovviamente... Hanno sicuramente una flotta più forte della nostra, quindi dovremmo tirargliela fuori e poi cercare di bombardargliela con i naval bomber. Però questo è lo stallo, è questo. Fino a quando non si risolve questo fronte, non so neanche se si risolverà poi il fronte, quello egiziano là sotto. Quindi se non si muove la roba entro il 46, diciamo, presserò, manderemo a fare un po' in culo i nostri Indocina e attaccheremo in Arabia e in Egitto lo stesso, nonostante tutto, e forzeremo la mano agli eventi. Quindi diamogli ancora un 2 anni per cadere, la prossima puntata per cadere al Giappone. Se così non fosse, allora ci gireremo dall'altra parte, perché non è che posso spendere tutta la vita a tentare di attaccare via mare, quando palesemente la marina non è esattamente il fiore all'occhiello, dovrebbe fare qualcosa anche un po' lì. Però questo è tutto, ragazzi, quindi vi saluto e vi rimando alla prossima.